Indizio di re, Igor Chris. 13 e 4, i primi 200 metri. Enrico Bellè, incantesimo fallo. In seconda posizione Didio Bizzi, Giampaolo Minucci. Con il bon vivant di Klaus Solman. A fare l'andatura nei confronti del credit winner di Iorituria. Poi Indio Joe, al largo numero 7, Ierzu, la terza corsia di Igor Chris. Poi a chiudere. Indizio di re 44-1 in 600. Cavalli che affrontano la piegata. Poco più di un minuto agli 800, si va da 1,15. Incantesimo, Idillio. Ierzu, Igor Chris. 1,15 al chilometro. Incantesimo falla, Enrico Bellè in vantaggio nei confronti di Tilio Bisi e Giampaolo Minucci. A largo sempre Ierzu, la terza corsia di Igor Chris e Peppe Lombardo Junior. Ierzu che allora anticipa Igor Chris e va su incantesimo, che è sollecitato da Enrico Bellè. Dietro di questi tre c'è sempre Tilio Bisi e Giampaolo Minucci. Lotta a 4 per la vittoria quando si entra in dirittura di arrivo. Con incantesimo falla in vantaggio nei confronti di Idilio, Igor Chris e Ierzu. Incantesimo che è una di vantaggio in mezzo alla pista. Trova l'azione migliore Igor Chris. Non ha la destra libera Idilio Bigi, che adesso forse riesce a reperire un varco. In vantaggio è sempre incantesimo nei confronti di Idilio Bigi e Igor Chris. Incantesimo falla Idilio Bigi, Igor Chris. 1,59 e mezzo riferimento cronometrico per incantesimo fall. Il favorito quota intorno alla pari. Viene a vincere. Secondo Idilio Bigi, terzo Igor Chris. Sfortunato Idilio Bigi che non è riuscito a reperire il varco. Terminando secondo, precedendo di poco probabilmente Igor Chris.